prima volta in politica, prima candidatura a sindaco. Come mai questa scelta? Allora, è stata una scelta che avevo già paventato 5 anni fa. Mi ero un po' avvicinata a questo mondo e poi per motivi insomma un po' contrastanti abbiamo lasciato perdere. Ci siamo ritrovati adesso tanti a voler fare qualcosa per il nostro paese, quindi ci siamo riuniti intorno ad un tavolo e abbiamo detto: ok, finiamola di dire questo non va, quest'altro non va, mettiamoci insieme e facciamo qualcosa. E quindi, senza velleità, nessuno aveva bene in mente che ruolo ricoprire, ci siamo messi intorno ad un tavolo e abbiamo deciso di fare squadra. È nata una bellissima squadra e hanno voluto me come candidato ed eccoci qua per questa nuova avventura. Quali sono i punti più importanti del progetto elettorale? Diciamo che è un solo punto ed è l'individuo. Abbiamo concentrato tutto sul benessere dell'individuo perché siamo usciti da un periodo particolarissimo, quello del Covid, dove ci ha isolati, dove c'era il metro, la distanza, e quindi vogliamo riappropriarci delle nostre vite, che ci sono state un po' strappate via in questo periodo, e quindi vogliamo dare benessere all'uomo, al cittadino, e vogliamo fare molte iniziative di prossimità che riportino la gente a tornare nel nostro bellissimo borgo, che si faccia quasi un turismo all'incontrario, si ritorni a casa, si ritorni qui da noi a Castroreale. Ci parli della sua lista e chi sono i candidati che ricopriranno il ruolo di assessore? I nostri 4 assessori sono già subito stati designati e sono 3 donne e un uomo. Siamo quindi una squadra con una percentuale molto alta di donne. E gli assessori sono Elvira Randazzo, un ingegnere, Stefania Torre, un impiegato, Pina Trovato, un avvocato, e il maestro Giuseppe Maio.